Ciao a tutti amici di Sole Tropicale, oggi volevo mostrarvi la spesa che ho fatto al Lider. È un supermercato che c'è nella mia zona, ma non so perché tanti anni io non ho fatto caso, non entravo mai, non mi attirava mai ad andare. Adesso hanno iniziato a fare la pubblicità e per curiosità sono andata a vedere certi prodotti che mi interessavano. Allora oggi ho deciso di fare questa spesa, poi ho fatto anche una spesa di prodotti per il viso, per la cura della pelle e tutto, che vi farò vedere dopo. Allora, questa spesa che ho fatto oggi è sull'alimentare. Ho iniziato a farvi vedere questa cassettina così carina, praticamente di frutti di bosco. Bellissima perché c'ha i mirtilli, le more, tutti gli altri frutti di bosco ed a me piace perché a me piacciono questi frutti così gustosi, succosi, ed è una cassettina così che mi è costato 4,99 euro mi sembra, perché come prezzo lo trovo molto giusto, nel senso che i mirtilli sono molto cari quando io li prendo al mercato e qui c'è un po' di mix ed è molto bella. Poi ho preso questa mini anguria perché le altre erano troppo grosse, non avevo voglia sinceramente. Poi ultimamente le preferisco perché queste qua hanno la pelle molto sottile, è vero che sono più piccole, anche più care, però risparmi nel buttare tutta la buccia che c'è, perché dell'altra è grossa e bisogna buttare un po' tutto. Poi ho preso l'avocado, che è un frutto della mia terra, che sono cresciuta con la pianta nel coltile e lo adoro. Se non l'avete provato, ci sono tante ricette, si può mangiare così e in diversi tipi, diversi modi. Poi ho preso questa menta, il profumo mi fa impazzire, e per farvi una ricettina che poi più avanti ve la pubblicherò. Anche le lime ho preso sempre per questa ricetta, e ho preso il rum bianco sempre per la stessa ricetta, poi vedrete cosa farò con questa roba qua. Poi ho preso questi tranci di salmone che le avevo già prese l'altro giorno, sono buonissimi, affumicati e, al pepe nero. Ci sono altre tipologie, altri gusti, però io stavolta ho preso il pepe nero, sono veramente buoni buoni buoni. Cosa mi ha sorpreso l'altra volta che ho mangiato sono questi yogurt, cioè veramente, cioè, la morte mia, come si dice, sono buonissimi, il gusto è veramente squisito. Adesso ho preso questo qua che c'è la frutta della passione, la pesca, e questo qua la vaniglia, che è molto buono. L'altra volta ho mangiato questo, l'abbiamo finito in un attimo, cioè proprio non è durato niente. Poi ho preso il parmigiano grattugiato già fresco, che a me piace, preferisco la bustina, prendo anche quell'intero, però quando abbiamo le emergenze velocizzare va bene questo. Ho preso la pancetta perché ho intenzione di fare una carbonara, e un po' di birra perché d'estate ci sta ogni tanto, alla sera o mangiando la pizza o a cena. Questo formaggino che ho preso al pepe, sempre al pepe, l'ho preso per assaggiarlo. Sono cosettine così che ogni tanto dici, ma fa vedere se sono buoni. Squisitesse, come lo chiamo io, e il mango. Io poi quando vedo queste cose della mia terra divento matta. Il mango, l'avocado, tutte queste cose che comunque da noi li trovi dappertutto e qua magari sono rare, e l'ho comprato per assaggiarlo. Poi sempre di frutta ho comprato le pesche, e queste pesche schiacciate, che sono una tipologia che mi piace tanto e che negli altri supermercati costano veramente molto care, e lì più o meno l'ho trovato a metà prezzo. E ho preso anche questa confettura di ciliegie perché mi piace fare le crostate, quindi volevo provare com'è. No, questa di mirtillo, no, di ciliegie, sto dando i numeri, la fame ragazzi. Poi questo qua è tipo un infuso di tè, si chiama Herbal Infusion Bio, praticamente ha la camomilla, la menta piperita, il finocchio, la melissa, fiore di tiglio, verbena, ed è d'agricoltura biologica, tanto per provare, perché magari più in là quando inizia a fare un po' più fresco fa piacere alla sera prendere una tisana. Poi quanto riguarda il pane, anche un'altra scoperta, un pane delizioso fanno al Lider, veramente buono, cioè sembra di panetteria. Ho comprato questi due pane cereali, sempre
non hanno l'olio di palma se non l'olio d'oliva. Poi ho preso questi savoiardi perché voglio fare una ricetta al cocco con questi qua. Poi il pane, ho preso questa pagnottina qua, il pane che ha i cereali, questo che vi faccio vedere, non lo tocco perché adesso ho toccato tutto, rimane sporco, però lo faccio vedere così, così, i semi di lino, i cereali. Poi ho preso questi qua, questi due qua che sono al formaggio, che mio figlio li adora, va matto, tanto li apro perché li devo mangiare, solo che non li voglio toccare. Questi qua al formaggio, ho preso quattro brioche che mio figlio ha voluto prendere al Gianluca, le patatine e questi due plum cake panini alle gocce di cioccolato perché hanno l'olio che non è di Parma e quindi li ho trovati buoni, sembrano abbastanza fatti bene. Poi no, quando riguarda le cose di casa, sono innamorata di questo prodotto, una nuova scoperta, poi vi parlerò di lui in un altro video. Questo è il secondo che compro ed è buonissimo. Poi ho trovato sempre uguale della stessa marca di quello lì dell'Eco 10 che compro, sempre ecologico, infatti qua c'è che con l'Ecover, nel senso che certificato, e questo qua è la melagrana e volevo provarlo. Poi ho preso questi qua per il WC da attaccare dentro, l'antiodore, e poi ho trovato questi spazzolini che voglio provare a vedere se sono buoni perché la confezione mi è sembrata molto bella, della Dentalux, cioè il packaging, tutto come sono fatti sembrano bene. Vediamo adesso se sono buoni anche in questa parte qua. E boh, niente, questa è tutta la mia spesa al Lidl, spero vi sia piaciuto il video, commentate, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, condividete, fate tutto quello che volete con i miei video. Ciao, vi auguro una buona giornata. Ciao!